smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Buongiorno! Your long-awaited prize. We'll forget about our sorrow and think about a bright day. Ah, non è il consiglio nazionale. Sì, il consiglio regionale. Questa è la quarta tappa di questa passeggiata organizzata dall'associazione Bici Dintorni, a cui ha collaborato anche la nostra associazione dei Sardi Antonio Gramsci, un'iniziativa alla quale partecipano l'ANE di Torino e l'AMPI di Torino. C'è qui Susanna Maruffi, la presidente dell'AMPI provinciale Maria Grazia Sestero, e il presidente della circoscrizione Claudio Cerato. Siamo qui nel giorno della memoria perché questa è la nostra pietra, è la pietra dell'associazione dei Sardi Antonio Gramsci. L'abbiamo dotata, ogni tanto gli diamo una pulitina, in modo che il suo nome, di cui noi siamo tanto fieri, il nome di Giovanni Antonio Vacca, prelevato da questa abitazione, incarcerato a Buchenwald e ucciso a Buchenwald, non resti nell'oblio, sia ricordato. Adesso Pina Fois, una nostra socia, leggerà la scheda anagrafica di Giovanni Antonio Vacca. Allora, Giovanni Antonio Vacca nasce il 22 gennaio 1897 a Ovodda, in provincia di Nuoro, in Sardegna. È morto il 6 febbraio del 1945 a Buchenwald, in Germania. Proveniente da una famiglia del ceto medio, il padre era un negoziante, interrompe gli studi alla fine del 1916 per rispondere alla chiamata alle armi. Dopo un periodo iniziale al primo reggimento artiglieria da Fortezza a Genova, nel febbraio del 1917 viene inviato sul fronte in Cadore presso il terzo reggimento artiglieria da Fortezza. Dal luglio 1917 frequenta a Vittorio Veneto il corso allievi ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria, al termine del quale viene inviato presso il decimo reggimento artiglieria da Fortezza, impegnato tra l'estate 1918 e l'ultima fase bellica sul fronte tra il Grappa e l'altopiano di Asiago. Qualche anno dopo, la fine del conflitto, riprende gli studi universitari, prima presso il Politecnico di Torino, poi nella facoltà di giurisprudenza del capoluogo piemontese, dove si laurea nel 1928. Intrapresa la carriera legale nel 1933, è titolare di uno studio legale posto in via del Carmine 21.
e nel 1936 in via Santa Teresa 21, che divide con il collega Eugenio Giordano. Le sue posizioni antifasciste sono notorie in un ambiente come quello dell'avvocatura torinese, dove, come più tardi scriverà Baldo Fusi, sarebbe stato più facile contare gli elementi allineati col regime che i dissidenti. Non risulta iscritto a sindacato fascista di categoria, così come il collega di studio. È sottoposto a sorveglianza e quando, nel marzo del 1938, durante un viaggio a Nizza, si intrattiene in luogo pubblico con alcuni antifascisti fuoriusciti, al rientro in Italia subisce una perquisizione domiciliare, un fermo che si protrae per 3 mesi, alla fine del quale gli viene comminata la diffida ed inoltre una sanzione disciplinare, la censura, da parte del direttorio del sindacato fascista avvocati e procuratori di Torino. Dopo l'armistizio collabora attivamente con le formazioni cittadine di Giustizia e Libertà. Viene arrestato il 12 agosto del 1944 per aver tentato di corrompere con una forte somma di denaro un ufficiale tedesco al fine di liberare alcuni detenuti politici. Viene deportato a Dachau il 5 ottobre del 1944, classificato come Schutz, e riceve la matricola 113596. L'11 dicembre viene trasferito nel campo alsaziano di Natzweiler e più tardi a Sachsenhausen. Giunge a Buchenwald il 6 febbraio 1945, classificato come POL e con il numero di matricola 31168. Nel lager della Turingia si perdono le sue tracce. Sul marciapiede prospiciente la sua casa di piazza Medeo Perion 13, nel quartiere torinese di San Donato, dal 15 gennaio 2016 lo ricorda una stop stein, una pietra d'inciampo realizzata dall'artista tedesco Gunther Denning, la prima posta a ricordo di un deportato politico sardo. Voglio ricordare che qui è presente un pronipote del Giovanni Antonio Vacca, Mario Soro. Ora vi leggo il messaggio che ha inviato per questa cerimonia il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. Un nome, una persona. Nel quartiere torinese di San Donato, il sardo Giovanni Antonio Vacca di Ovodda, deportato prima da Dachau, poi nel campo alsaziano di Natzweiler e infine a Buchenwald, oggi è una pietra d'inciampo, un simbolo, un nome, un cognome che non può e non può essere dimenticato e non deve essere dimenticato. È la prima pietra posta a ricordo di un deportato politico sardo, al quale l'Associazione dei Sardi di Torino Antonio Gramsci rende omaggio per non dimenticare. Oggi la massima istituzione sarda, il suo Parlamento, non è purtroppo fisicamente a Torino in piazza Perion 13, ma lo è accanto a tutte quelle persone che sono riunite lì insieme a tutti voi, perché la memoria e ciò che essa rappresenta è il valore primario di una comunità, una responsabilità di tutti, istituzioni e cittadini. L'unico importante antidoto sociale contro gli errori e gli orrori del passato. Anche per questo, da qualche anno, la Presidenza del Consiglio regionale della Sardegna ha scelto di sostenere un progetto unico, prezioso, che coinvolge da 7 anni moltissimi studenti sardi, i Viaggi della Memoria, che sono un'esperienza unica, intensa e coinvolgente, un'iniziativa dall'altissimo valore didattico. Il percorso di formazione e restituzione alla comunità di appartenenza che i ragazzi sono chiamati a seguire prima e dopo la partenza a Cracovia con la visita all'ex campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau ne caratterizza e legittima l'importanza. Sono convinto che si tratti di un utilissimo investimento in civiltà, perché i giovani che partecipano ai viaggi diventano i nuovi testimoni dell'Olocausto e preziosi custodi della memoria. Oggi, mentre la comunità internazionale commemora la Shoah e i suoi orrori, in contemporanea, in una piccola comunità vicino a Pordenone, si svolge un concerto di ispirazione neonazista. Non possiamo e non dobbiamo far passare messaggi carichi di ambiguità e con il nostro silenzio essere complici di teorie negazioniste o riduzioniste che oggi più che mai assumono contorni davvero inquietanti. A Milano, proprio in questi giorni, è stata danneggiata un'altra pietra d'inciampo dedicata ad Angelo Fiocchi, deportato a Mauthausen.
episodi che angosciano e preoccupano e che noi istituzioni abbiamo l'obbligo di contrastare e soprattutto di non sottovalutare. Non è un caso che appena qualche giorno fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia deciso di nominare senatrice a vita Liliana Segre, a 80 anni dall'applicazione delle leggi razziali in Italia, di cui la Segre fu vittima da appena 8 anni. Deportata ad Auschwitz e una dei 25 sopravvissuti tra i 776 bambini di età inferiore ai 14 anni che furono internati nel campo di concentramento. La senatrice a vita ha ricordato che le pietre d'inciampo sono un'occasione per fermarsi a riflettere e ricordare. Ognuno di noi ha l'obbligo morale di farlo e celebrare non è un mero esercizio commemorativo. Guardare alla storia della Seconda Guerra Mondiale, delle deportazioni, della Shoah, significa costruire consapevolezza. I processi che sono a base della nostra storia sono parte di un passato comune, così come lo sono le conseguenze sociali, politiche e culturali che quella storia hanno prodotto. La costruzione di una società civile passa attraverso quanto è accaduto e il nostro impegno costante deve essere quello di educare una generazione di giovani europei. I sardi dell'Associazione Antonio Gramsci, il mio personale ringraziamento e quello dell'Assemblea Sarda che rappresento. Gianfranco Ganau. Adesso di una lettera che ci ha mandato la pronipote di Giovanni Antonio Vacca, Gisella Vacca. Carissimo Enzo, voglio mettere su carta il mio grazie per te e per l'Associazione dei Sardi Antonio Gramsci. Lo faccio, non a caso, in questa giornata così significativa, perché vorrei ringraziarvi pubblicamente per aver in qualche modo adottato la pietra d'inciampo dedicata alla memoria del mio prozio paterno Giovanni Antonio Vacca. Questa adozione, io lo so bene, non si limita alle manifestazioni in onore della giornata della memoria, ma si estende anche a semplici gesti affettuosi, gesti che compirebbe un parente, direi, se abitasse nelle vicinanze, come per esempio tenerla lucida, in modo che sia sempre possibile leggere il suo nome. Fonte di commozione e orgoglio per noi discendenti, soprattutto per me, che quel nome lo porto anche sulla carta d'identità. Mai, come in questi momenti, quando leggo il suo ricordo sui quotidiani locali e nelle lettere, o quando il suo nome echeggia, anche solo per un giorno, tra le voci del paese e, come in questo caso, al di là del mare, nella sua città di adozione, mi sento così fiera di questa ascendenza, di questo esempio umano così pregno di valori, pure nell'assenza. Dire, non solo in senso biologico, da queste radici, ma di appartenere loro totalmente, anche in senso emotivo e umano, e trova risposta nella biografia di questo avo sconosciuto tutta la parte del mio lavoro artistico dedicata agli ultimi e l'inclinazione che sento così intensamente fin da bambina a schierarmi dalla parte dei più deboli verso la libertà, quelle che anche oggi nel 2018 sono negate a persone e interi popoli che probabilmente avrebbero grande bisogno di individui come mio prozio, capaci di mollare la propria vita, la propria serenità. Di questa lettera anche per ringraziare l'ANED, il Museo Diffuso della Resistenza e le singole persone, almeno quelle con cui sono entrata in contatto, che hanno impiegato del tempo prezioso per ricostruire la sua storia, soprattutto i professori Lucio Monaco e Aldo Borghesi. In particolare a quest'ultimo devo l'input che poi mi ha portato come rappresentante dei suoi discendenti a richiedere la pietra d'inciampo. Grazie a tutti per questa manifestazione e che la memoria sia con noi. Gisella Vacca. Diamo la parola ora a Susanna Maruffi, presidente dell'ANED. Buongiorno a tutti. Questa manifestazione per me trovo che sia particolarmente significativa perché queste pietre di inciampo che si trovano su tutto il territorio della nostra città e dall'anno scorso anche fuori Torino non devono essere una pietra collocata un giorno e poi dimenticata. Il significato della pietra d'inciampo è proprio quella di far tornare nelle proprie case coloro che vi furono strappati con la violenza dal regime nazifascista, dico nazista e fascista,
perché i fascisti furono particolarmente correi nel crimine che i tedeschi perpetrarono sul nostro territorio dopo l'8 settembre del 43. Non a caso l'avvocato Vacca venne segnalato, quando incontrò a Nizza dei fuoriusciti, venne segnalato da qualcuno che evidentemente, forse delle spie dell'Ovra, si trovavano sul territorio francese e potevano segnalare le attività antifasciste. Un'altra cosa vorrei sottolineare, Vacca fu un deportato politico e della deportazione politica spesso, soprattutto il 27 gennaio, si parla poco. Eppure è un aspetto importante, è anche numericamente molto importante. Furono circa 33.000 i deportati italiani per motivi politici, perché si opposero al regime fascista in vari modi, andando in montagna come partigiani o con attività di supporto agli antifascisti, o perché parteciparono ai grandi scioperi del 43 e soprattutto del 44. Lo sciopero del 44, del 1 marzo del 44, cui seguì la serrata della Fiat per rappresaglia il 2 marzo, provocò la deportazione di migliaia di persone che vennero rastrellate su tutto il territorio torinese e nelle valli vicine. Per questo io credo che sia importante ricordare che la deportazione italiana politica è strettamente legata alla storia della nostra resistenza, perché all'interno dei lager nazisti i deportati cercarono di continuare a resistere umanamente contro la degradazione, contro la spersonalizzazione, contro la cancellazione della dignità. Per cui penso che questo ricordo di Vacca, deportato politico, in questo giorno, che il giorno dopo comunque, in cui ricordiamo il giorno della memoria, sia particolarmente importante, la deportazione e il suo legame con la resistenza. Per questo la nostra associazione ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati, che inizialmente era deportati politici ma che adesso è aperto a tutti i deportati, perché non si devono fare distinzioni, compreso il ricordo degli altri gruppi di persone come i Rom, come gli omosessuali, che vennero come i testimoni di Geova, che vennero deportati nei lager nazisti. Per questo l'ANED, dicevo, strettamente con la... Volevo soltanto aggiungere che qui presente con noi il nostro socio più anziano, Gesuino Pava, di Arizzo, classe 1924, deportato a Buchenwald e sopravvissuto. Eccolo qua. Allora, per finire, do la parola a Claudio Serrato, presidente della circoscrizione 4, San Donato. Di vedere tante persone che di fatto fanno altre attività, nel senso l'associazione Gramsci, Bici d'intorni, che si vogliono riunire e ricordare in queste giornate degli eventi così tragici sviluppati da anche nostri concittadini. Ecco, credo che questo sia assolutamente importante, ricordare che queste tragedie non arrivano solo dall'esterno o fatte da tedeschi, da persone lontane, si sono sviluppate, sono nate in Italia, le leggi razziali sono in Italia, le deportazioni degli antifascisti sono state fatte dagli italiani. E questo bisogna purtroppo esserne cosciente, ricordarcelo e continuare ogni giorno a lottare, ricordarsi di questo e non, come dire, non dare per scontato la democrazia, la possibilità di parlare e l'uguaglianza, purtroppo. Io quindi mi fermo qua, vi lascio continuare il vostro percorso e vi ringrazio moltissimo per l'impegno che viene svolto quotidianamente dalle associazioni qua presenti. Grazie e continuiamo così assieme. La cerimonia finisce qua, noi continuiamo il percorso per la pietra d'inciampo. Non è un traditore, è un calescappa. E ha girato il culo al suo popolo, voglio dire. Paese di Giovanni Antonio Vacca, che sarebbe il mio prozio.
Via Vittorio. Sì, stanno facendo una proposta su di cambiare il nome della via e dedicarlo a questo. Sicuramente ci sarà qualcuno. Anche il paese di mia moglie, il corso principale, col Vittorio Emanuele. Ma che cosa noi lo chiamiamo lo stradone e basta. Cosa? Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slows.